Noi siamo d'accordo con le nuove restrizioni, anzi sono arrivate troppo tardi. Non credo che in Norvegia abbiamo fatto degli errori. Certo, la pandemia è terribile, ma se la situazione non precipita, vuol dire che è un'influenza come un'altra. Io dico che il governo ha il quadro completo, economia, salute, sanno quello che va fatto. In Norvegia, una su cinque delle persone contagiate da Covid ha contratto il virus nelle ultime due settimane. È un picco record nel paese a lungo indicato come modello di gestione della pandemia, con i numeri tra i più bassi d'Europa. Gunhild è l'epidemiologa che per prima qui ha parlato dei rischi e messo in dubbio le scelte del governo. L'errore è stato fatto quest'estate, quando hanno detto che il Covid non era più una malattia pericolosa. Il messaggio era: la maggior parte di noi è ormai vaccinata e quindi il rischio è come quello di una normale influenza. Dicevano che non è una malattia pericolosa per i bambini e non importa se si diffonde nelle scuole. E allora hanno iniziato a smantellare il sistema di tracciamento dei contagi, che infatti sono passati da poche centinaia al giorno a 5.000 in un paese di 5 milioni di abitanti. Perfino la mascherina, secondo loro, non era necessaria e infatti da settembre fino a poco tempo fa quasi nessuno la usava. Ora il 70% della popolazione totale è vaccinato, ma sono stati molto lenti nell'approvare la terza dose e ancora manca l'ok al vaccino per i bambini tra i 5 e 11 anni. Ora però il governo ha introdotto delle nuove restrizioni. Pensa che siano sufficienti? Ormai la pandemia è fuori controllo e il tasso di positività è arrivato al 20%. Ci sarà un'esplosione di nuovi casi. A una settimana appena dalle ultime restrizioni, la Norvegia ha varato nuove misure. Lavoro da casa, regole più stringenti nelle scuole e per un mese niente alcol nei locali. Come questo, sul lungomare di Oslo, dove era esploso un focolaio con 140 contagiati da Omicron per una festa di Natale. Hanno riaperto tutto. Ognuno ha fatto quello che voleva e le cose sono andate male. Quando hanno fatto quella festa non c'erano ancora restrizioni. Ora ci sono e va bene se servono, ma nessuno vuole rimanere chiuso per sempre. La decisione di riaprire a settembre era basata sui buoni dati delle vaccinazioni. Poi abbiamo visto che il contagio stava aumentando e fatto delle correzioni. E avete mai pensato di inserire un Green Pass come quello europeo? Lo abbiamo usato per un periodo in primavera. Poi i dati ci hanno mostrato che anche chi è vaccinato è contagioso e per questo lo abbiamo sospeso. Preferiamo misure che siano veramente efficaci, come il distanziamento sociale. Io ho avuto il Covid e posso dirti che non è una semplice influenza. Lavoro in ospedale e noi vediamo ogni giorno quanto è terribile questa malattia. È tutto troppo isterico, i media stanno spaventando le persone. Il Covid non se ne andrà, bisogna imparare a conviverci. Il lockdown fa schifo, ma delle misure andavano prese. Ci fidiamo del governo, questa è una società costruita sulla fiducia. Ormai siamo vaccinati, non credo che Omicron sarà un grande problema. Al momento le nostre terapie intensive sono piene a metà. Qui abbiamo una ventina di persone intubate. Lei pensa che si sarebbe potuto gestire diversamente la situazione? No, all'inizio abbiamo avuto regole rigide e la gente le ha rispettate e ci siamo vaccinati, anche se manca il 20% della popolazione adulta. Lei non indossa una mascherina FFP2 per scelta? Sì, per scelta. Quella chirurgica credo sia sufficiente perché la cosa più efficace è comunque il distanziamento sociale. Lei sa che in Italia molti medici a questo punto se la sentissero inizierebbero a urlare? Sì, lo so. Ma voi avete avuto esperienze diverse. Anche noi probabilmente saremmo come voi se avessimo avuto situazioni come Bergamo. Per noi questo modello finora ha funzionato. Non possiamo pretendere che non ci siano decessi. In Norvegia l'età media di chi muore per Covid è 82 anni, la stessa aspettativa di vita che normalmente avremmo. I morti di Covid sono meno di quelli causati dall'influenza stagionale. E poi ora con la terza dose saremo ancora più protetti. È venuta qui per un test? Sì, ne ho fatto una a casa e sono risultata positiva. E allora sono venuta qui per avere la conferma. Hai idea di come potrebbe averlo preso? Sì, dai miei figli che vanno a scuola. Ho un po' di tosse, qualche sintomo. Ho avuto un contatto con un positivo. E indossava la mascherina? Eh no, stavamo lavorando. Peter Borg si è ammalato a marzo scorso. Ancora oggi non può lavorare, correre e a volte neppure camminare. Sto meglio, ma è stata dura. Ora respiro più o meno al 45%. Sono stato 5 settimane in terapia intensiva, 3 in coma. Mi hanno detto che sono vivo per miracolo. Deliravo, non riuscivo a tirare su neanche un braccio, ero paralizzato. La notte devo dormire attaccato al respiratore. Ti hanno detto se tornerai a respirare come prima? Non lo sanno. E tu sei preoccupato? No, perché sono vivo. Si è ammalata anche mia figlia. E poi anche mia moglie, che ha una grave malattia al cuore e da un mese aveva partorito il nostro bambino.
Qui quando il governo ha riaperto i ristoranti, i pub, la gente ha perso la testa, ha iniziato a pensare solo a se stessa. Poi i numeri sono esplosi e tutti si sono chiesti com'è possibile. Anche io prima pensavo, ok, se lo prendo magari mi ammalo un po', tipo un raffreddore. Purtroppo non è andata così. Ma tu eri vaccinato? No, prima di ammalarmi no. Ora però l'ho fatto.